Un saluto da Gerardo Paterna e bentrovato a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. In passato ti ho già parlato di aste immobiliari legate a procedure forzose, ti ho parlato anche di servizi di vivacizzazione delle aste, ma oggi diamo una connotazione magari più positiva a questo strumento efficace di vendita. Parliamo dell'asta immobiliare denominata all'inglese. Quindi ci rivolgiamo a un mercato immobiliare ad immobili liberi di fatto, e quindi l'asta cercheremo di capire come può trasformarsi in uno strumento efficace di formazione del prezzo e anche, insomma, agevolare una certa sana concorrenza. Lo faremo in compagnia di Dario Cardile, co-founder e CEO di Homes to People. Ciao Dario e grazie per essere con noi. Ciao Gerardo, grazie a te per averci oggi. Allora, partiamo subito. Che cos'è Homes to People e come pensa di innovare il settore della compravendita immobiliare? Homes to People nasce dall'esigenza di rinfrescare e di rinnovare la compravendita immobiliare. In che modo? Offrendo un servizio sicuro, rapido e trasparente per tutti gli attori della filiera. Aiuta per noi sia i venditori a vendere gli immobili al valore giusto di mercato, aiuta gli agenti immobiliari con un processo tecnologico a loro supporto, non in loro sostituzione ma a loro supporto, aiuta il compratore a prendere gli immobili, bellissimi immobili, a prezzi ragionevoli di mercato, assicurandosi che tutto sia in norma prima che l'acquisto venga completato. Quindi possa avere visione di tutta la documentazione della certificazione degli immobili. Quindi un servizio che aiuta tutti gli attori della filiera a essere un po' più efficienti tramite la digitalizzazione. Molto bene. Facciamo un passo indietro. Qual è il vostro background professionale? Da dove arrivate? Paolo ed io, Paolo è l'altro co-founder, e ci conosciamo ormai da tantissimi anni, siamo un team molto affiatato in realtà e abbiamo lavorato nel digitale ormai da 25 anni, conosciamo questo mondo digitale inside out, come dicono in America, soprattutto venendo da settori come retail, travel, fintech e così via. Negli ultimi 3-4 anni ci siamo approcciati al mondo immobiliare, abbiamo scoperto come il digitale possa veramente aiutare, non a sostituire l'agente immobiliare mai, perché riteniamo che l'agente immobiliare abbia un valore intrinseco, una professionalità insostituibile oggi. Quello che riteniamo può essere aiutato da degli strumenti tecnologici. L'abbiamo sperimentato in US con Altisource, che era una delle più grosse società in America, che gestivano peraltro asset in sofferenza e non, e abbiamo ottimizzato il loro processo di vendita raggiungendo dei risultati abbastanza impressivi. Quindi siamo oggi confidenti, dopo quell'esperienza, a dire questo è il mondo in Italia, oggi è pronto. Paio di anni fa non lo era, probabilmente Gerardo, ma come sai il Covid ha accelerato purtroppo nel bene e nel male anche la digitalizzazione. Quindi piuttosto che parlare di virtual tour, piuttosto che parlare di disintermediare l'agente immobiliare, qui non crediamo in entrambi, riteniamo invece di avere una proposition chiara, un acquisto trasparente, sicuro, rapido, e l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, abbiamo imparato tantissimo in questi anni e lo vogliamo portare in Italia perché riteniamo che per l'Italia il settore immobiliare rappresenta una grossissima fetta del nostro PIL, quindi è importante ottimizzarlo, aiutare la gente, aiutare i venditori e i compratori. Quindi viene la nostra esperienza diretta sul campo, esperienza sia digitale che immobiliare. Molto bene. Come si pone Homes to People nei confronti dell'agente immobiliare e dei privati? Allora, per l'agente immobiliare per noi sono esattamente i partner ideali. Cerchiamo agenti immobiliari che sono in gamma, che sono aperti al digitale, che trovano il digitale come un'opportunità. Quindi lavoriamo con gli agenti immobiliari. Non riteniamo che disintermediare l'agente immobiliare sia il futuro per il nostro paese. L'agente immobiliare ha delle conoscenze di mercato, di settore, tecniche fondamentali. Dico anch'io, come ti raccontavo prima, anch'io ho fatto un corso su agente immobiliare italiano perché dopo averlo fatto in US volevo veramente anche apprendere come funziona esattamente, capire le esigenze dell'agente immobiliare, non solo vendere digitale. Riteniamo che per noi sia fondamentale il supporto che la gente abbia in questo processo, ma diamo a loro una serie di strumenti che possono aiutarli a fare il lavoro migliore, fare il lavoro più efficiente e dare un servizio chiaramente positivo al cliente finale. Quindi differenziandosi un po' da tutti gli altri. Ci poniamo loro come dei partner, lavoriamo già con due agenti immobiliari, H2P Real Estate, CB Italy, con cui partiamo peraltro a breve, perché riteniamo che c'è un grandissimo valore aggiunto nel loro servizio, nella professionalità. Sulla parte invece dei privati, noi in verità cerchiamo di dare questo servizio trasparente sia per la vendita che per l'acquisto, quindi non ci poniamo come dei veri mediatori
quasi non immobiliari, ma ci troviamo nel mezzo tra l'agente immobiliare, che è l'effettivo mediatore, e l'acquirente e il compratore, fornendo loro tutti questi servizi, su quei processi e tecnologie che li aiutano a operare meglio con la assoluta trasparenza. Per farti un paio di esempi, oggi l'acquirente può prenotare un immobile, la visita di un immobile real time, quindi non deve aspettare 3-4 telefonate, può farlo real time. L'acquirente può anche trovare gli immobili e la descrizione degli immobili sul nostro sito, quindi non soltanto una descrizione molto accurata, molto dettagliata, ma anche tutta la documentazione, certificato catastale, misura urbanistica, certificato APE, quel che è un virtual tour quando disponibile, l'atto di provenienza, tutto per assicurarsi che quando poi apre l'asta, quindi si passa da una fase di visita informativa a una fase proprio operativa dell'asta, l'acquirente sia totalmente confidente su quello che è l'immobile, quindi è comodo e sereno a fare un'offerta. Può anche andare a visitarla, può anche andare a portare un perito, però è tutto questo lavoro di verifica lo facciamo con gli agenti immobiliari, eventualmente dei periti, prima che l'immobile venga pubblicato, in maniera tale che il privato sia confidente dell'acquisto. Ci racconti un po' il processo? Cioè, allora, voi mettete, pubblicate l'immobile sul portale, viene insomma preparato, diciamo, per l'asta, c'è una sorta di allineamento sulla parte documentale perché l'immobile sia davvero vendibile, ecco, senza intoppi, e quindi le persone hanno la possibilità di inserire delle offerte sul rialzo. Ecco, partiamo un attimino dal deposito cauzionale alla formazione dell'offerta e poi anche al saldo del prezzo. Ci racconti queste fasi? Certo, assolutamente. Allora, pensiamo che noi durante la prima fase, le prime 4 fasi di pubblicazione, il potenziale acquirente ha possibilità di visionare l'immobile e di vedere tutta la documentazione, quindi è tutto chiaro prima che inizia l'asta. Nel momento in cui inizia l'asta, se decidesse di partecipare, si chiede una piccola cauzione. Attenzione, che non è un vero deposito, nel senso, il termine è giusto, Gerardo, però nel nostro caso non è un vero deposito, non c'è una transazione in realtà. Noi, come avviene per l'autonoleggio, quando vai a prendere l'auto all'aeroporto, che succede? Ti si blocca la carta per un certo importo, più o meno grande, dipende dal veicolo, per assicurarsi che in caso di danni, benzina o altro, l'autonoleggio possa naturalmente ritirare. Stessa cosa facciamo noi. Tiriamo una piccola cauzione che va a 200-500 euro, quindi non è il deposito cauzionale per sé, ma una piccola cauzione che garantisce la qualità dell'offerta. Vogliamo evitare chiaramente dei rilanci fasulli, crediamo nella trasparenza, nella sicurezza, vogliamo chiaramente assicurarci che la persona sia interessata e anche nell'interesse di chi fa l'offerta di mettere quell'importo, perché è sicura che tutti gli altri sono ugualmente motivati e non c'è il furberto di turno che vuole fare un controrilancio fasullo. Prima cosa, quindi questo deposito in realtà viene bloccato, questa cauzione viene bloccata sulla carta, nel profondo della carta, e non viene da noi prelevata, fin da che l'asta viene aggiudicata. Al momento che l'asta si chiude, il miglior offerente viene aggiudicato, l'immobile, e se supererà il prezzo di riserva, chiaramente parte direttamente il compromesso. La cauzione viene a quel punto prelevata solo per l'aggiudicatario, le carte vengono sbloccate per tutti gli altri partecipanti all'asta, e per questo per noi è importante, cioè non vogliamo trattenere le carte bloccate più a lungo del necessario. Entro 7 giorni, i tempi che ci dà la banca, le carte vengono sbloccate e di conseguenza l'aggiudicatario procede col compromesso. Riceve il compromesso, lo firma, paga la caparra confirmatoria, che varia dal 7 al 10%, paga questa caparra confirmatoria e entro 5 giorni si aggiudica tutti gli effetti dal punto di vista legale l'immobile col contratto definito. A quel punto avrà possibilità di concordare col venditore il momento del rogito, che può essere dopo una settimana, un mese, 3 mesi, quando è comodo tra le parti. Noi di solito diamo un tetto massimo di 90 giorni, più che altro perché riteniamo che in un processo così veloce, in cui le verifiche sono state fatte a priori, vogliamo assicurarci che l'acquisto venga completato in tempi brevi. E ovviamente aiutiamo il compratore e il venditore in questa fase di supporto con gli agenti immobiliari, appunto, professionisti. Ecco, raccomandazione per chi invece comprerà con l'ausilio di un mutuo. Che deve fare prima? Cosa deve? È un'ottima domanda, perché chiaramente, come avrai percepito, i tempi sono brevi. Chiaramente 4 settimane di pubblicazione, 1-3 di asta, i tempi sono brevi. E come sai, spesso i tempi creditizi in Italia non sono velocissimi con le banche. Noi abbiamo fatto 2 cose. La prima, abbiamo fatto un accordo con Creditpass, che è uno dei leader di mercato, che in realtà ci dà un riscontro da acquirente sulla propria redditività e quindi sulla propria capacità di spesa di quell'immobile rispetto a una serie di parametri. In alcuni casi, se i tempi ci sono, anche se i tempi sono ovviamente nelle 4 settimane, la possibilità anche di una predelibera del mutuo, dipende tantissimo dai tempi, da quando viene chiesto. Quindi noi sollecitiamo i nostri clienti a lavorare con i nostri partner ad accelerare quanto prima possibile questa richiesta, più che altro per avere la confidenza, più che altro. Noi in questo momento
non consideriamo dei compromessi con clausola sospensiva sul mutuo. Quindi diciamo, certo, facciamo le verifiche prima, ci assicuriamo che, assicurati più che altro, assicurati che hai tutte le finanze in ordine necessarie, in maniera che quando arrivi all'asta puoi fare un'offerta con confidenza e puoi aggiudicarti l'immobile senza alcun problema. Quindi il nostro, diamo l'opportunità a chi ha mutuo ovviamente di andare avanti per la promessa, a chi non ce l'ha di aiutarlo a recuperarlo nel più breve tempo possibile con dei partner affidabili e soprattutto veloci in questo mercato. Quanto costa il vostro servizio? Il nostro servizio in realtà costa in linea abbastanza col mercato. Non riteniamo di voler abbassare le fee che ci sono più o meno di mercato, ma vogliamo alzare il livello. Il nostro principio è, come sai Gerardo, negli ultimi anni sono nati diversi player e alcuni di questi player tendono il loro approccio è abbassiamo le fee e rendiamo il servizio più snello, togliamo l'agente immobiliare, facciamo pagare pochi euro. Noi non crediamo in questo modello, Gerardo, non dico che sia giusto o sbagliato, ma non crediamo. Riteniamo invece di voler alzare il livello piuttosto che abbassare il prezzo. Quindi dare al prezzo di mercato, quindi noi facciamo pagare il 3% di diritti d'asta, che come sai Gerardo per il mercato sono veramente bassi, se tu vai da Sotheby o Christie, le aste tradizionali vanno intorno al 20%, e prendiamo una fee molto più piccola da parte del venditore. Perché questo? Perché in realtà noi riteniamo che il servizio che vogliamo dare all'acquirente è un servizio unico, innovativo, veloce, sicuro, per cui piuttosto ci sforziamo un attimino in più a preparare tutto perché l'immobile sia pronto quando lo vuoi acquistare, piuttosto che toglierti mezzo punto di percentuale per fare il servizio. Quindi noi siamo del parere che i costi devono essere in linea col mercato, ma il servizio deve essere necessariamente più alto, sia digitale che non con i nostri agenti immobiliari. Per quanto riguarda invece la meccanica, perché poi è chiaro che l'agente immobiliare avrà un incarico di vendita con una certa provvigione, in quel caso lì come vi comportate dal punto di vista delle fee? Perché poi, voglio dire, vanno salvaguardati anche gli interessi dell'agente immobiliare, no? Assolutamente. E non vogliamo che poi il venditore si ritrovi con delle fee altissime, deve pagare l'agente immobiliare, la piattaforma di asta, oppure come funziona? Il venditore paga soltanto l'agente immobiliare e noi condividiamo okay. con l'agente immobiliare tutte le fee con l'agente immobiliare perché con un contratto di co-agency, come già siamo diciamo, okay. che avviene se sul mercato un contratto tradizionale, due agenti, uno porta l'acquirente, uno porta il venditore, si scambiano più o meno le okay. fee in una misura quasi equa solitamente. Okay. E lo stesso approccio teniamo noi, anche qui riteniamo che c'è un valore da entrambe le parti, perché chiaramente c'è tutto il lavoro nostro di marketing, di preparazione dell'immobile, supportiamo le nostre agenzie immobiliari nella pubblicazione dell'annuncio, cioè facciamo tutta una serie di attività, non ultima quella dell'acquisizione dell'immobile. Dall'altra parte, chiaramente l'agente immobiliare deve conoscere, studiare bene l'immobile, essere presentato, quando arriva il cliente deve conoscere l'immobile inside out, come sai meglio di me, ci sono degli agenti che conoscono un po' di più e un po' di meno, noi vogliamo sapere di più che di meno, cioè vogliamo sapere tutto dell'immobile prima della prima visita, quindi i nostri agenti immobiliari arrivano super preparati sull'immobile stesso, quindi condividiamo le fee e riconoscendo il valore riconosciamo anche l'importo che viene a loro dedicato ovviamente. Ecco, come si contatta Homes2People? Basta andare su homes2people.com, il nostro sito è attivo da questa settimana, siamo live, dopo mesi di duro lavoro, Gerardo, abbiamo lavorato notte e giorno, abbiamo creato questa piattaforma assicurandoci della conformità su tutti gli aspetti, dalla banditore d'asta, agenti immobiliari, abbiamo fatto tutto a norma per assicurarsi che oggi questa piattaforma sia pronta per essere sul mercato. Basta andare su homes2people.com, ci si può come cliente, acquirente, trovare degli immobili, cioè sono i nostri primi immobili peraltro bellissimi a Roma, nel cuore di Roma, immersi nel verde, quindi già puoi trovare le prime proprietà, se decidi di comprare a Roma sono già lì, e di qui a breve partiremo anche con Trieste, Milano e Torino, da un punto di vista acquirente. Gli agenti immobiliari hanno la possibilità di iscriversi e di accreditarsi sulla nostra piattaforma, ovviamente in maniera molto trasparente, daremo loro le condizioni, i termini e dei tempi della collaborazione. E soprattutto noi ci rivolgiamo su questo sito anche a quelli che sono istituti bancari e assicurativi che hanno una serie di fondi immobiliari o imprese costruttrici che hanno una serie di immobili che vogliono appunto vendere, possono trovare sul sito un modo veloce per iscriversi e essere velocemente contattati da noi. Perché in realtà riteniamo che anche per loro ci sia un fortissimo valore di vendere gli ultimi immobili che hanno in portfolio oppure vendere un pacchetto di immobili in maniera sicura e innovativa, realizzare il miglior prezzo di mercato per loro e per i loro shareholders ovviamente, e quindi lì trovano tutte le informazioni su come ovviamente mettere in vendita le proprie proprietà.
Allora, Dario, grazie per questa condivisione informativa e un grande in bocca al lupo per Homes to People. Sono sicuro, insomma, ci vedremo magari in occasione di altri video interviste durante l'anno, così ci racconterai meglio come sta andando questa iniziativa. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un servizio, un prodotto, un'idea da presentare al mercato immobiliare, vuoi farlo da questo sgabello virtuale, puoi scrivere allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video.